Al Parco dei Tigli di Borgo Santa Maria anche per il 2018 è tornato l'appuntamento con il presepe vivente. Non solo quello, perché c'è stato anche il mercatino natalizio e tanti altri appuntamenti. Un evento che oltre al weekend del 14, 15 e 16 dicembre tornerà anche la vigilia di Natale. L'evento ha dato la possibilità a tantissimi abitanti del quartiere di partecipare, dando vita ad un vero e proprio spettacolo. Inoltre, la partecipazione delle scuole, delle parrocchie e dei cittadini privati ha permesso di realizzare numerosi mercatini natalizi. Anche per il 2018 questa zona della città viene allestita con un mercatino, ma anche e soprattutto con il presepe vivente, un'occasione per vivere il quartiere. Sì, infatti questa manifestazione è nata come mercatini di Natale 6 anni fa e l'anno scorso abbiamo pensato di arricchire questi mercatini con un presepe vivente e abbiamo visto il gradimento della cosa, perché come hai detto tu è per far vivere il quartiere, specialmente in questo periodo di Natale che è la festa più importante dell'anno. E quindi abbiamo cercato di creare un'atmosfera per i bambini soprattutto, ma anche per la gente del paese, e per creare un momento di aggregazione, perché abbiamo bisogno come paese di trovare la nostra identità e l'aggregazione fra le persone. Quest'anno ci siamo organizzati con più tempo e abbiamo creato questo villaggio che ci sembra veramente bello, e quindi lo proponiamo al paese. Questo villaggio sarà visitabile anche la sera della vigilia di Natale? Sì, sarà visitabile anche la sera della vigilia di Natale, perché con la parrocchia faremo la veglia natalizia qui al presepe e poi andremo in chiesa per la funzione. Un centro, quello in cui siamo oggi, che prende vita con questa edizione natalizia di questo mercatino, ma soprattutto del presepe vivente, insomma una bella partecipazione anche degli abitanti del paese per una unione di comunità sempre più forte. Allora, noi ci siamo predisposti proprio affinché questa unione e questa coesione, diciamo, avvenga sempre più, perché qui nel nostro paese c'è bisogno. Noi come centro sociale ci siamo sentiti coinvolti proprio in prima persona, perché ci teniamo a queste cose. Facciamo questo lavoro con i nostri soci e cerchiamo di allargare sempre più a tutti quanti. Quindi ci auguriamo che possa essere di buon auspicio, e per cui quest'anno siamo partiti così, è la seconda edizione, poi vediamo il prossimo anno di migliorare sempre di più. La realizzazione di tutto questo è stata possibile grazie ad un lavoro di squadra, ma sicuramente anche grazie ad un'idea che è partita appunto proprio per valorizzare questo parco. Come avete fatto? Niente, era una mia iniziativa già dall'anno scorso, avevamo iniziato con alcune cose, quest'anno l'abbiamo cercata di realizzare fino ai particolari e quindi abbiamo creato questo progetto con alcuni miei amici artisti di Pozzo, appunto li chiamo perché dipingiamo insieme, e abbiamo creato delle sagome per dei personaggi del presepe, li abbiamo realizzati con del materiale di recupero, l'abbiamo disegnato e ognuno gli abbiamo dato una posizione, tipo il fabbro, la lavandaia, e abbiamo associato le persone viventi, vestite, e abbiamo creato Betlemme. Non è mancata anche la presenza di Babbo Natale, che si è prestato a fare foto e ad accogliere i più piccoli. Poi il momento conviviale per tutti con le specialità del territorio. L'evento tornerà anche nella serata della vigilia, poi l'allestimento al Parco dei Tigli proseguirà sino al 6 gennaio.